God Save the Wine, finalmente primavera, finalmente Milano. Noi però l'abbiamo presa un po' larga e venendo su a Milano siamo passati dalla via Emilia e abbiamo incontrato Marco davanti a, al Quinto Passo. Che ci facevi al Quinto Passo e come affrontiamo questa primavera? Quinto Passo è una storia, una bella storia da raccontare, una storia che parte da lontano. Non ve la racconto tutta perché 150 anni di storia sono lunghi, però i risultati sono quelli che contano. Quinto Passo è un metodo classico, diverso dal solito, perché usa le uve Lambrusco e non solo, il Lambrusco di Sorbara, ricordiamoci sempre la differenza, e per fare qualcosa che con Lambrusco non c'entra, per fare un grande metodo classico lontano dalla territorialità. Quindi questa è una bella sfida, sapete che Lambrusco di Sorbara è quello famoso per essere rosé già di suo, no? È quello, non è il classico Lambrusco pieno, ricco, scurissimo, è quello rosato, è quello che viene più amato dagli appassionati, quindi qui viene preso e interpretato in una maniera nuova fondamentalmente. Esatto, sfruttiamo, abbiamo scoperto che il nostro clone ha delle caratteristiche meravigliose che perché non fare sviluppare al meglio nel metodo classico, e così da questo Lambrusco escono fuori, da questo Lambrusco di Sorbara escono fuori aromi, profumi che raramente si trovano negli spumanti rosé del bel paese. Ecco, ma visto che tu sei un sommelier bravissimo, un ambassador di un'altra bevanda con le bollicine oltre Alpe, ecco, che profumo cos'è che, ecco, ne hai assaggiati tantissimi di vini anche eccezionali, cos'è che ti colpisce, che ti fa ritornare sul bicchiere in questo? Il Sorbara ha frutto, ha questo profumo, questa mineralità, questa acidità che sono uniche, come equilibrio tra le varie sensazioni. È qualcosa che è equilibrato e quindi senti dolcezza, freschezza e questo invoglia a bere, a volte anche troppo, bisogna anche stare attenti. Sì, questo è vero, effettivamente ha un unicum particolare, è difficile suddividere il naso e bocca, è proprio, in realtà bisogna praticamente solo berlo questo vino. Esattamente, berlo con cognizione di causa, con calma, ma stappate anche la seconda bottiglia, anche perché noi riusciamo a lavorare con livelli di solforosa bassissima e questo aiuta anche a stappare la seconda bottiglia senza troppe conseguenze la mattina successiva. Ma è sempre importante poi domattina al lavoro, puntuali, precisi. Grazie mille Marco.